Benvenuti ragazzi e ragazze su Radio J-Up, il mio programma Un Quarto d'Ora d'Aria. Tuffiamoci nella puntata di oggi, artisti emergenti molto particolari. Siamo qui con Franco e Checco. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Grazie di l'invito. Prego. Perché insieme formano il sensazionale duo Filo e i suoi diffusori. Sì, ho letto bene, Filo e i suoi diffusori. Sì, grazie del sensazionale. Già prima ci siamo acclimatati un attimo, ho capito. Ci stiamo già ringraziando subito, insomma, per sicurezza. Così. Ogni parola, c'è sempre lo step di un grazie, la gratitudine è sempre apprezzata, ragazzi, perfetto. Sono sicuro che comunque riusciremo ad andare avanti con l'intervista. E allora, stiamo parlando di un duo molto particolare, appunto, e già si sente un po' da loro carattere, no? anche oltre il microfono. Perché sono un duo che fa musica demenziale ed è la prima volta forse che ne intervistiamo su Radio J-Up. C'è una certa vena comica, la vena comica può funzionare più per altre persone e meno per altre persone. Sarà interessante scoprire se per i nostri ascoltatori sarà efficace la vostra comicità o meno. E questa è la grande scommessa di oggi, secondo me sì, sono fiducioso. Ragazzi, per farvi capire, stiamo parlando di un gruppo la cui discografia è iniziata con un album che è Diffusione. Sì, diffusi on, nel senso che era diffusi one, era un modo per dargli un titolo facendo capire che era il primo, insomma. E poi gli altri sono diffusi two, diffusi e diffusi quattro. Diffusi siamo 4, molto creativi. Ecco, diffusi 4 era invece in italiano, invece che in inglese, prima diffusi one, diffusi two, diffusi quattro, la svolta, insomma, no Franco? Com'è che abbiamo deciso questo titolo italianizzato? No. Ti sto intervistando io adesso, non so se ti sei accorto. C'è stato un golpe, esatto. Abbiamo spodestato l'intervistatore. Avete conquistato la DGA? Non lo so, non mi ricordo perché si chiamava Diffusi 4, forse perché Diffusi 4 non... Sì, non ci suonava bene. E poi era scontato, Diffusi 1, Diffusi 2, Diffusi 3, tutti si aspettavano, esatto. Diffusi 4. E invece noi per spiazzare... Era per stupire i nostri fans. Esatto. Esatto. Poi tra l'altro abbiamo Diffusi 5, che è la raccolta dei live. Diffusi 5 è la raccolta dei live. Esatto. E poi un rima con live 5. Esatto. E poi quello di cui parleremo principalmente oggi, quello finale, che è Diffusi X, Diffusi X. Però c'era anche stato una specie di Diffusi di mezzo fra il 5 e il 6, perché nel periodo del lockdown... vedendoci raramente siamo comunque riusciti a fare un singolo con due pezzi che doveva essere un 45 giri, quindi lato A e lato B. Ah no, il disco per l'estate parli? Il disco per l'estate, esatto. Sì, che c'era Spiaggia Paranoia e Lonely Spiaggia Infradito. Paranoia e Lonely Infradito, quindi due storie torbide legate al lockdown estivo. Sì, molto, molto legato a quel periodo che fortunatamente è passato. Assolutamente. E tra l'altro, ecco... Sento Franco che va e viene. Se Franco fai tu e fai il finto microfono che non funziona o no, è proprio... io lo no, so. È il mio cellulare cinese che fa schifo. Vabbè. Una bella colletta. C'è qualche problema di collegamento? Mi sa che chi... Checco, mi sentite male? Io vi sento bene. No, io ti sento bene, Franco. Mi sa che Checco che ha un attimo l'audio che va e viene. Coglieremo l'occasione per aggiustare con mandando la prima canzone. Però volevo dire che Diffusi X, anche un altro titolo che è Diffusi X, forse l'ho pronunciato prima, non si capiva, però sex, finisce con sex, si parla di canzoni che hanno un po' il tema della sessualità. Per esempio... Adesso mandiamo la prima, che è tratto proprio da Diffusi X, Diffusi X. E la prima canzone di cui parleremo oggi, stile i suoi diffusori, sarà proprio Porno Subito. Quindi andiamo, ragazzi, ascoltiamo. Che si capisce subito di cosa parliamo. Radio GR, il suono senza limiti. Trovare il film che fa per me, il video noleggio è chiuso ormai dal 2003. Lascia i giovani usare
questo internet. Ho fatto casini coi www. Se il fermo immagine non va, la cassetta butterò. Porno subito, subito porno. Non me ne basta più soltanto uno al giorno. Torno subito, vado a Livorno. La livendo no. Porno subito, subito porno. Ormai non c'è più spazio neanche nel soggiorno. Pozzi in umido, stalle contorno. È il mio menù. Nostalgia di luci rosse, i porno in cinemasco. Falli lunghi come tutto il Trans Europe Express. Alla lesbo vanno bene per tutte le età, ma il mio sogno erotico è la Carrà. Vecchie le mie porno star son già, e vorrei qualche novità. Porno subito, lei ha del porno. Chiedo all'indicolante che mi guarda storto. Lei mi scusi ma io sono ingordo di sta roba qua. Porno subito, subito porno. Io non resisto, io davvero ne ho bisogno. Porno subito, subito porno. Senza non sostar. Oh baby, let's do it sideways. Chico se n'è già andato perché a casa deve tornare. C'è da far la spesa e dopo la cena da preparare. Mi ritrovo solo con il testo da finire, ma sono stanco e quindi la chiudo qui. Chissà se anche lui ne ha da prestare al signore qui sopra. Torno, eccomi, son di ritorno. Cantiamo tutti quanti insieme disco inferno. Porno subito, subito un porno. Cicciolina vai. Porno subito, subito porno. Senza più film in VHS io insorgo. Nonno visito il solito porco. Qualcuno dirà. Basta più soltanto uno al giorno. Torno subito, vado a Livorno. La livendo no. E porno subito, subito porno. Io non resisto, io davvero ne ho bisogno. Torno subito, subito porno. Senza non sostar. Radio J-App, la giusta terapia. Eccoci qua, riprendiamo la nostra intervista, riprendiamo a parlare di Filo e i suoi diffusori, dopo esserci deliziati gli orecchi con questa canzone, con un contenuto un po' particolare, perché non so ragazzi, io sono rimasto un po' perplesso, cos'è che intento fare il protagonista della canzone a cui date voce? Qual è questo suo bisogno impellente di chi parla durante tutta la canzone? Diteci, illuminateci. Vuoi spiegare che intanto mi sentite stavolta? Sì,
Vai, sì, vai. Okay. Perfettamente. Questa voglia incredibile, esigenza di filmati porno, però VHS. E quindi sono difficilissimi da trovare, soltanto a Livorno sembra che lui riesca a trovarli, si vergogna anche un po', insomma è un po' un uomo d'altri tempi, è rimasto legato a vecchie tecnologie, insomma, e quindi anche abbiamo voluto dare questo rappresentazione, insomma. So Franco, se avevi in testa anche qualcos'altro, quando, ma più o meno mi sembra che insomma... Forse la precisazione che noi facciamo un genere che oltre che demenziale basa anche molto sul sound passatello, nel senso sì, i nostri ispirazioni sono più degli anni 60, anche se non c'eravamo praticamente in quegli anni, o comunque eravamo piccolissimi. Il sound è quello, quindi abbiamo immaginato una persona che era giovane in quegli anni. E quindi col VHS ha potuto finalmente sfogare la sua libido in casa con quei fermi immagini, che mi ricordo pure io, erano dei fermi immagini tutti tremolanti, ci voleva anche una grande fantasia. Esatto. Ci voleva una grande fantasia. Però aveva il suo fascino questo tipo di immagine. Sì. Certo, io ancora ho un videoregistratore, non so se vada, però abbiamo pensato a questo. Io se voglio dei VHS, potremmo tentare di vedere se si vede ancora qua. No, subito però. Purtroppo siamo limitati da alcune condizioni tecniche, però nel senso apprezziamo assolutamente l'iniziativa, per carità. Guarda caso questo bisogno, ecco. Questi VHS si trovano soltanto a Livorno, che fa rima proprio con porno, che chissà come mai. Chissà come mai. Esatto. Chissà come mai non abbiamo scelto Isernia, non so, o Reggio Calabria, chissà perché Livorno. Speriamo che si avvicina a Livorno allora. Comunque è già un hit, questa canzone qua è già un hit nelle discoteche di Livorno, è diventata ballata in tutte le discoteche di Livorno. Sì, capito. Sì. Immagino. E sentite, Livorno è vicina, voi siete di Bologna, no? Sì. Sì, io poi sono un friulano trapiantato nell'80 a Bologna per iscrivermi al DAMS e poi sono rimasto qua praticamente, sono bolognese d'adozione, invece Franco un puro sangue bolognese di 50 generazioni praticamente. Sì, grazie a me ha avuto la cittadinanza. Ah, ok. Grazie Franco. Prego, prego. Vabbè, allora, cari ascoltatori di Radio G-Up, che è da tanto tempo che siete fedeli al Quarto d'Ora d'Aria, apprezzate da tanto tempo questa trasmissione, quanto tempo era che non sentiamo dei bolognesi che potessero parlarci di Bologna dopo la carrellata che abbiamo fatto mesi fa su Bologna, ormai la conoscevamo meglio del sindaco, come il panorama musicale di Bologna in generale. La sera sapevamo dove andare per uscire, ecco, adesso facciamo l'altra domanda, facciamo di nuovo la stessa domanda. Con grande gioia che vi chiedo, ragazzi, secondo voi, com'è la scena musicale bolognese adesso? Cosa ne pensate della scena musicale? Parla Checco. Ah, beh, certo, io che seguo tutti i nuovi gruppi che escono. No, ma guarda, diciamo che rispetto al periodo in cui suonavamo noi, perché sia io che Franco suonavamo in due band, diciamo che ci conoscevamo, ma diverse, io lì nei Misto Territal e Franco nei Bohemian Flambé. La scena è cambiata, a parte il Covid che ha frenato tantissime iniziative e adesso stanno ricominciando a partire concerti, live eccetera, però la scena è cambiata e secondo me ci sono molti meno locali di quando suonavamo noi, quindi il trovare il locale, il gruppo che suona dal vivo è anche più difficile di prima. E poi molti si fanno, come del resto anche questa nostra iniziativa, i loro prodotti in casa. E ci sono meno persone, meno gruppi che suonano all'esterno. Io poi ti dico le nuovissime leve le conosco meno, anche perché ci sono cose di rap, che è un genere che a noi diciamo sta un po' stretto, noi siamo ancora legati al rock, alla melodia, al testo, al gioco di parole, e quindi le ultimissime cose bolognesi non le conosco appieno, diciamo, e forse mi interessano anche meno. Non so Franco tu cosa pensi, se tu che esci ogni sera e senti i gruppi a Iosa. Veramente io sono troppo preso a registrare le nostre cose. No, comunque no, scherzando, adesso faccio l'intervistatore, certo. Io, visto che giochiamo a fregare il timone.
una parte a me, dall'altro a Checco, non a Scampo. E vabbè. Non è Scampo, infatti. No, ti volevo chiedere, hai detto che hai parlato di Bologna, le cose, di che cosa appunto hai parlato, cos'era saltato fuori? No, scena bolognese. È stato un periodo, no, specialmente quando ho iniziato, questa è stata una domanda che mi ritorna, è bello quando tu intervisti e ti fanno delle domande interessanti. Quindi rispondo con piacere. Qual è il senso? Il senso è che io ho intervistato tante persone all'inizio della mia carriera su Radio J-Up che venivano da Bologna, veramente tanti artisti di genere. E tra l'altro, quindi erano passate per Bologna. E tra l'altro, Franco, tu hai suonato con i Gang Guignol, hai fatto parte dei Gang Guignol. È un mio progetto, sì. Esatto, è un tuo progetto, esatto. È tuttora, è uscito anche il nuovo CD. Perché ti ho intervistato riguardo a quello, tra l'altro, è un po' di tempo fa. Sì, mi ricordo. Esatto. E abbiamo parlato di Bologna, anche in quel caso tu eri uno di quegli artisti di cui si parlava riguardo a Bologna. E ce ne sono stati molti altri in quel periodo. Il senso era che, diciamo, un 30% di gente che mi diceva c'è molta speranza, un 70% di gente che mi diceva non pagano, le possibilità dei locali sono poche, insomma, guardano più a una questione di profitto, oppure ci sono troppe cover band che bloccano artisti emergenti. Però sì, confermo, quindi volevo sapere quello, se ti avevano detto delle cose diverse o meno. Comunque noi non abbiamo questo problema perché Filo e i suoi diffusori è un progetto che non prevede esibizioni dal vivo. Noi facciamo live, solo locali, esatto. Locali, okay. No, i locali non li andiamo neanche a disturbare, perché poi andiamo a chiedere di suonare, appunto, come dici, come ti hanno detto giustamente, il 70% non solo non pagano, ma non ti fanno neanche proprio suonare per motivi tecnici, cioè i vicini che si lamentano, sai, è molto più poi pratico. Ti dirò un'altra cosa, che praticamente pistoliamo così tanto in studio, soprattutto Franco che è molto bravo in questo, che rendere dal vivo le cose che facciamo in studio è molto difficile. Cioè, potremmo fare due delle 15 voci che ci mettiamo dentro, perché vengono usati molti cori, e quindi sarebbe un po', l'effetto sarebbe molto diverso da come si sente poi. Quindi anche questo è un motivo anche tecnico proprio. Sì, è un problema dei due, duo plurale, i due. Poi siamo un gruppo locale, ma proprio da stanza, da soggiorno, ma però il nostro, quindi è un po' difficile uscire da, appunto, questa dimensione. Siamo molto come, creativi, nel senso che, appunto, abbiamo fatto sei album più un singolo e anche una raccolta, il meno peggio di Filo e i suoi diffusori, cioè, quindi direi che c'è, da quel punto di vista lì, sì, la scena bolognese ci interessa, nel senso che ovviamente ne facciamo parte, ci dispiace che sia così, ma penso che non sia solo Bologna. A Bologna si nota molto la differenza, perché prima era un paradiso, nelle altre città magari è sempre stato così. Guarda, in realtà questa lettura ci può anche stare, comunque Bologna non è l'unica città di cui ho sentito parlare in questo modo, e anche intervistando già solo artisti di provenienze diverse, quindi no, assolutamente, sì, questo trova riscontro, per carità. Okay. E nella questione dei live, appunto, sì, sarebbe interessante ascoltarsi Diffusi 5 per poi capire, per noi ascoltatori, per poi capire la differenza tra live e non. Beh, quello è un live in studio. Beh, comunque. È un live in studio, è un live nel senso che abbiamo suonato live in studio senza sovraincisioni, cioè tutto quello che sentite è stato suonato. Infatti, se sbagliavamo, dovevamo rifare ogni volta tutto, perché chiaramente era proprio live. Quindi live inteso in questo modo. E poi avevamo chiamato degli ospiti, infatti ci sono altre due persone oltre a noi, cioè c'è Alberto che facevano parte, esatto, della scena bolognese, altri due storici della scena bolognese anni 80-90. Esatto. Ok, allora avevo frainteso, colpa mia. Ecco ragazzi, colgo l'occasione per chiedervi, prima di passare alla prossima canzone, visto che avete fatto tutto un album direttamente in sala, appunto in live, senza sovraincisione, qual è l'approccio che gli piace di più? Sovraincisione o non? Sono due cose diverse, interessanti, e tutte e due in modo diverso, nel senso che noi intanto ci divertiamo spesso e volentieri a fare prima i titoli delle canzoni e in base a quello inventarci la canzone. Ma ad esempio il primo album è stato fatto proprio molto in velocità, cioè della serie, l'idea era facciamo una cosa cotto e mangiato,
decidiamo il titolo, decidiamo il testo, facciamo due accordi e registriamo e si va. E questo è stato un approccio molto interessante. Poi man mano ci abbiamo preso gusto e abbiamo invece fatto delle cose più elaborate, aggiungendo più cose. Poi siamo tornati invece alla dimensione istantanea con il live in studio. È difficile dire, cioè, mi piacciono entrambe, sono diverse, sono approcci diversi e ugualmente interessanti. So cosa ne pensa Franco Turra, adesso faccio io l'intervistatore. Ti ringrazio Checco Garbari. Ti aspettavi questa domanda? Mi hai spiazzato un po'. No. E comunque no, effettivamente concordo con quello che... con quello che ha detto l'intervistatore numero due, nel senso che se il primo hub è quello che ho i ricordi migliori, a parte il finale che abbiamo, purtroppo il computer è esploso e ho perso tutti i master, ma diciamo, esatto. A parte quello, durante la registrazione mi sono divertito molto perché è stato fatto tutto in due sere, missaggi, tutto, composizione, quindi ho i ricordi migliori. Il live è stato faticoso, però effettivamente è molto stimolante perché ha portato a tirare fuori il meglio che potevamo a tutti quanti, e poi ci siamo arricchiti del fatto che c'erano altre due persone, quindi era una partecipazione a quattro. Nella musica è sempre bello, cioè, collaborare, ed è una cosa secondo me che andrebbe fatta più spesso anche da altri, il fatto di aprirsi ad altri è sempre come si dice, arricchisce. Infatti non volevo dire arricchente perché mi sembrava una parola brutta, comunque vabbè. E poi abbiamo già usato a questo punto, non ti preoccupare. No, vabbè, comunque a parte l'arricchente, ho dei buoni ricordi di tutti, mi sono divertito molto a fare anche questo sesto sessuale, questo album a tema sessuale, perché ovviamente i giochi di parole fioriscono, cioè saltano fuori da tutte le parti. Il primo video è già stato censurato da YouTube solo perché si chiama Porno Subito, perché e poi ti dirò, io ho già programmato tutti i video perché li ho già fatti tutti, perché io sono iperattivo, hanno già censurato anche All'ombra del prepuzio, che nel video non si vede praticamente, c'è un'animazione per non i bambini, ancora, esatto, sì, non si vede niente. E anche Tango del Tanga, dove si vede una tipa che si prova delle mutande, ma se le prova, ma ce le ha già indosso. Vabbè, comunque, a parte quello, mi fa ridere. Prova a vedere se le ha, prova a vedere se le ha addosso. No, vabbè, siamo nel 2022, si vedono le peggio porcherie anche in televisione e rompono il pistolino a me, perché abbiamo messo questi titoli. Infatti con Checco pensavamo, per aggirare questa censura che viene praticata a noi miseri figli e sui diffusori, di mettere dei titoli alternativi invece di Porno Subito. Cos'è che avevi detto? Torno Umido. Torno Umido, mi pare. Poi invece di il signor Guardone, il signor Gardini, quindi c'è un po' cose che noi sapevamo che erano quelle, ma il titolo sviava, insomma, un po'. Insomma, siamo censurati. Elezioni anticipate, non mi ricordo cos'era, forse elezioni anticipate. Comunque, se essere censurati per dei titoli come Elezioni anticipate, Tango del Tanga o All'ombra del prepuzio, a me sinceramente nel 2022 fa molto ridere, quindi oltre noi non facciamo ridere, ma facciamo scandalo. Sì, esatto, siete sovversivi, ragazzi, sicuramente. Sì, incredibile, sovversivi senza rendercene conto, poi peraltro. Esatto. A nostra insaputa. Sì, tra l'altro poi si era tutta per che si diceva, vabbè, ha senso questo tipo di censura, magari anche feroce, nel momento in cui YouTube poi è bazzicato anche da bambini, ma poi è uscita quella questione di YouTube Kids, che è un frangente di YouTube apposta per i bambini, allora la gente si è chiesta, vabbè, ma allora basta censurare in questo modo, no? Perché c'è la versione apposta per i bambini, invece no, hanno continuato e vabbè. Sì, ma scusa, ma allora se tu vai a vedere tutti i video di famosi rapper americani, ma anche italiani, si vedono delle tipe, definirle in atteggiamenti non particolarmente ambigui, fini è poco. Cioè, quelli invece possono, perché hanno un milione di visualizzazioni, non è perché abbiamo 200 visualizzazioni o 50 visualizzazioni o 3 visualizzazioni, non possiamo, non abbiamo, almeno...
dacele a noi quelle tipe lì e le mettiamo anche noi nei video, allora chissà che magari ci fanno fare i video anche noi, cioè è quella la cosa assurda, certo. Noi facciamo delle robette di sesso parrocchiale, ma neanche, eppure siamo censurati, va bene ragazzi, fine della polemica. No vabbè, ma in realtà ci stava anche Poi una volta che uno assaggia, no, quello che poco rimane fuori dall'iceberg della censura, magari è anche più invogliato ad andare più in profondo, no? C'è il deep web, se volete, nel caso. Può essere, infatti ci hanno proposto di metterli su Pornhub i video. Perché esatto, nel senso. Però, non ho ancora l'account, magari lo faccio. Rimane deluso, magari, vabbè. Dopo sì, rimangono delusi, però intanto abbiamo fatto delle visualizzazioni. Assolutamente. Arriviamo alla solo per le visualizzazioni lo faremo. Vabbè, certo. Sì, vabbè, per carità, assolutamente. Il mondo si regge sulle visualizzazioni, come già abbiamo detto in una nostra canzone, mi sembra in Diffusi 3, che si chiamava Cliccami, postami, whatsappami, dove praticamente si faceva capire che il mondo era tutto basato sui click, no? Ormai tutto, cioè le visualizzazioni, i follower, tutta roba virtuale di cui noi siamo esenti, siamo anche censurati, quindi... E quindi invitiamo quindi gli ascoltatori ad andare a beverarsi alla nostra produzione che si può trovare dove, Franco? Tu che lo dici bene. Lo dico benissimo, lo trovate su Bandcamp, www.filesuidiffusori.bandcamp.com, lì si trova tutta la nostra discografia. Ma si trova anche su Spotify, a parte Diffusi One, che è stato per il momento censurato anche quello, ma non chiedetemi motivo perché non lo so, e Diffusi 2 perché è un album di cover e non ho ritenuto interessante. Abbiamo fatto un album di cover di pezzi strumentali degli anni 50, 60, 70, in cui noi abbiamo voluto cantarci sopra lo stesso, quindi li abbiamo destrumentalizzati, quello c'è solamente su Bandcamp. Esatto, abbiamo deciso di mettere un testo su degli strumentali facendola diventare un'altra canzone, quindi una cosa particolare, insomma. Sì, da scemi quali siamo, insomma, praticamente. E lì siamo stati censurati dagli autori originali, perché dice: come mi permettete di mettere le melodie strumentali? Esatto, come mi permettete? E quelli si prendono le nostre visualizzazioni. Le parole su questo. In un modo o nell'altro siete censurati. Sì, siamo censurati, e poi se non ci censurano loro ci censuriamo noi, quindi non c'è problema. Dobbiamo aspettare che Elon Musk copi YouTube, ragazzi, a questo punto. Non ho capito cosa hai detto? Dobbiamo aspettare che Elon Musk compri YouTube a questo punto. Magari aiuterà con la libertà di espressione su YouTube. Sì, beh, noi siamo disponibili, non so se tu hai il contatto, magari passacelo. Ma Elon, se if you're listening to us right now, abbiamo bisogno di... Sento un cane, c'è un cane che abbaia. Ma il cane è d'accordo, si unisce. Ah, sì, è fuori dalla finestra di casa mia, beh, probabilmente rientra nel... Ah, è un effetto speciale che volevo proporvi, insomma. Ah, perfetto. Però mi sembra che fosse d'accordo con quello che diceva. Io non ho cani veri in casa, tu sì. Quindi... Io sì, ma sta zitto in infatti, questo ma è d'accordo. Sì. I cani sono intelligenti. A tante. Esatto. Adesso non è d'accordo, vedi che sta zitto. È calato il silenzio. Voglio dire, non siamo qui è calato il silenzio. E rompiamolo noi, secondo brano della serata, che ci aiuterà a rompere il silenzio, i cani ci hanno abbandonato, esco con la escort. Andiamo. Esatto. Via. Libera la tua musica. Thank you.
io butto giù i sedili. Come me ama la velocità. Evviva Radio J-Up, ragazzi, sentite tutti? Yeah! Esatto, che all'unisono inneggia per la nostra radio. Viva Radio J-Up! Viva Radio J-Up, esatto, che bello. Viva Radio J-Up, non so se mi sentite, ho provato a cambiare mezzo, ma insomma. Sì, infatti il mio cane sta un po' abbaiando, quindi si sente che ha cambiato la cuffia. È sensibile a queste cose il cane. Sì, sì. E oggi inneggiamo anche per Filo e i suoi diffusori. Beh, che se lo meritano. Grazie. Ragà, chi è Filo? Quale onore. Fateci il Filo, seguiteci. Abbiamo anche la pagina su Facebook, la pagina su Instagram. Abbiamo anche un negozio di merchandising su Oplix, lo trovate. Ogni tre parole ne ricevo una, quindi rispondo con risposta a caso. Tu fidati di quello che mi piacciono molto le lasagne, se questa era una domanda che mi avete fatto. Sì, sono buone, sì, devo dire, anche se preferisco le polpette non sono però di Bologna. Le polpette non sono di Bologna, ma qui ragazzi bisogna un attimo coadiuvare con le esperienze, le possibilità che abbiamo, a livello culinario. Ah, ok, te lo consento. Viva le polpette! Quanto bolognese cucina d'Italia, giustamente. No, ma anche le cane piacciono molto. Sì, assolutamente. Facci una domanda di quelle proprio che lasciano il segno, con cui possiamo lasciare un buon ricordo agli ascoltatori di Viva Radio J-Up. E l'ultima domanda, quindi io direi giocala bene, esatto, che è assolutamente il punto, il fulcro del discorso, nel senso il momento che tutti stavano aspettando, rullo di tamburi, rullo di canguri, ragazzi, non so, ma secondo come voi non lo sai? Ecco. Secondo voi adesso che avete fatto più che altro con Diffusex, ecco, perché parliamo di Diffusex, credete che magari, non so, ci può essere un secondo intento nel parlare di queste cose, magari si è fatti un live, non so, magari il titolo dell'album, il discorso, il filo conduttore dell'album, è anche un buon augurio, se magari incontrate qualche gruppo, non so, in giro, se magari c'è qualche possibilità tra le vostre fan, non lo so, io ve lo auguro. C'è stato anche questo secondo fine? Ah, questa più che una domanda è un'allusione. Nel senso che, certo, non l'avevamo visto. Sono rientrato perché ero sparito. Mi sentite ancora? Sì, stavamo parlando di lasagne. Ah, ok. Allora rientro nel discorso lasagne.
Ci ha fatto la domanda. La domanda qual era, scusa, non l'ho colta. Quella la lasagna preferita. Tipo di lasagna preferita. Esatto. Allora, intanto la lasagna sicuramente con ragù e non quella di vegetale, o assolutamente la lasagna deve essere ragù con molta besciamella, e soprattutto un fondamentale è la noce moscata, secondo me. Ok, grazie. Che fa la lasagna? No, in realtà la domanda era un'altra. Aveva detto, se ho capito bene, se l'intento del nostro album Diffus X era di fare dei live, per cui trovare delle gruppi e quindi fare sesso. È crollato. È svenuto. Sì. Era il suo segreto più profondo e noi... Pronto? Ecco, è tornato. Ecco, ci sei. Sì. Pronto? Sì? Non sente più niente? Come non sente più niente? No, si sente, dovrebbe sentire... Checco? Scusate, ma questi problemi tecnici noi li abbiamo in continuazione anche in studio mentre registriamo, quindi siamo abituati, però forse voi no. Saranno le lasagne, ragazzi. Forse è esatto, ha esagerato con le lasagne. Poi aveva detto che voleva molta besciamella, e la besciamella si sa in qualuga. Ecco. Hai capito la domanda? Besciamella o balsamella? Come no, perché di nuovo mi ero scollegato. Ma che palle! Allora, ti rifaccio la domanda, sì. Che credo di avevo capito, esatto. Bene? Sono in cuffia, sono tipo rischi a tutto che ti sento nella domanda. Ok, allora finale, hai 30 secondi di tempo per rispondere a questa domanda a partire da questo momento. Ok, allora ci chiedeva il nostro ospite, il nostro ospitante, il nostro intervistatore. La domanda quale sarebbe? Non interrompere, perché i 30 secondi sono già partiti. Ecco, allora, se il nostro intento di realizzare l'album di Diffus X, Diffus X, era di fare dei live, di trovare da suonare live per trovare delle groupies disponibili e quindi fare sesso, del sesso, non tra di noi, con le groupie. Ho capito, di tutta la domanda ho solo capito la parola groupie del sesso. Quindi io posso solo rispondere. Vabbè, allora ascolta, risponderò io. Rispondi tu, perché mi sento la numero uno di Alan Ford, quello con la trombetta che non sì, sente ma, niente. Ma per l'ascoltatore che non ci conosce, sembriamo Stanley Olio. Comunque va bene. Allora, no, posso dire che Checco è sposato, anche se non si dovrebbe dire, quindi lui è già a posto così. Semmai io che ho anche dei figli. Anche dei figli, quindi figuriamoci. Io, che cosa, ormai l'ho data su, nel senso che ho già dato, ho appeso il pirullo al chiodo, no, non è vero, però comunque no, purtroppo se suoniamo dal vivo le facciamo scappare le gruppi, questa è la risposta. E vabbè ragazzi, niente, io ci ho provato. Vabbè, lo so. No, assolutamente. Siamo stati esaustivi abbastanza. Siete stati assolutamente esaustivi, ci mancherebbe altro, ecco. Avete delineato a livello esistenziale, a livello filosofico, qualsiasi sfaccettatura dei vostri testi e della vostra arte. Filosofico, vedi, c'entra sempre con un filo i suoi diffusori. Esatto, il filo i suoi diffusori. Adesso senti bene però? No. Adesso sento abbastanza bene. Ok. Spero che abbiamo dato del filo da torcere alla vostra radio, ma insomma... Per filo da torcere era ovvio che glielo davamo con il nome che ci ritroviamo. Comunque, noi invitiamo gli ascoltatori, cioè ci avete sopportato, siete stati stoici a sopportarvi. Le nostre canzoni sono molto più divertenti di quelle stupidate che diciamo noi e delle difficoltà tecniche che può avere Checco con Skype. Quindi vi invitiamo a cercare le nostre musiche. Siamo anche su YouTube, cercate filo sui diffusori, trovate tutti i video. E quindi potrete vedere che sappiamo anche scrivere delle canzoncine simpatiche. Ecco, assolutamente. Allora, testiamo questa descrizione dell'arte di Fili sui diffusori. Andiamo ad ascoltare le loro canzoni, ragazzi, in massa. Esatto, canzoncine simpatiche di questo supergruppo Ridolini, come noi ci definiamo, perché siamo un supergruppo, nel senso siamo due ex componenti di gruppi vagamente famosi negli anni passati. Stanno in due persone, esatto, in duo, siamo un supergruppo. Un gruppo minimo è di due persone, esatto. Meno di due non si è un gruppo, quindi no, esatto.
Esatto, noi fortunatamente abbiamo superato la soglia consentita per definirci gruppo. Questo è un titolo di chi potete fregiarvi per il resto della vostra esistenza. Certo, io e lo tramanderemo anche ai nostri figli. Esatto, esatto. Io ringrazio Filo e i suoi diffusori per aver fatto il... Grazie a te, grazie alla radio per averci pescati grazie dal... Perché noi siamo... No, grazie al... Grazie al... si dice anche grazie al... No, quello si dice a teatro. Allora niente. No, infatti qui. Grazie a Radio J-Up. Viva Radio J-Up. Viva Radio... Grazie al cappero, cosa volevi dire? Tutti gli... Viva Radio J-Up, no. Assolutamente. Ascoltate sempre, tutti i giorni, giorno e notte, Radio J-Up. Giorno e notte. Lo dice Filo e i suoi diffusori. Guidate mentre siete in bagno, mentre ascoltate la radio. E se ve lo consiglia Filo e i suoi diffusori, è una radio che vale. Esatto. Certo. Mica andiamo a fare le interviste sulle radio che fanno schifo, Siamo orgogliosi di averli qui noi, assolutamente. Elevati. E per noi è un piacere essere su una radio così ben voluta. Ecco, assolutamente. Viva Radio J-Up, grazie agli altri ascoltatori. Ci vediamo nella prossima puntata di Un Quarto d'Ora d'Aria. Ciao a tutti. Ciao. Radio J-Up, l'unico avvicinamento sociale permesso.